E allora, sabato, un caro abbraccio a tutti, un caro saluto a tutti. Sabato 12 di agosto, ci avviciniamo passo dopo passo all'inizio della stagione, alla prima giornata di campionato di Serie A, dove il Milan affronterà il Bologna, ma già oggi c'è un'altra amichevole, un altro test a porte chiuse. Non verrà trasmesso sui soliti canali italiani, sulle solite emittenti, no? Né su Sky, né su DAZN, né su Milan TV. Quindi dovremo un attimo capire come successivamente avere informazioni e notizie su questo test interno a Milanello contro una squadra tunisina, mentre domani ore 11, questo sì che è in chiaro, partita su DAZN, partita su Sky e Milan TV. Naturalmente seguiremo anche noi live su Milan News. Tra queste due amichevoli, quella di oggi ore 18 e quella di domani ore 11, vorremmo capire qualcosa in più della formazione di Stefano Pioli, di come si sta avvicinando il Milan alla prima di campionato. Quindi secondo me vedremo un po' di turnazione. Pioli proverà a coinvolgere un po' tutti in queste due partite, in queste due amichevoli, un po' come era successo sia col Monza che con il Trento. Contro il Monza, Trofeo Berlusconi, avevano giocato praticamente i titolari, il giorno dopo le riserve e anche alcuni giocatori della primavera. Quindi c'è tanta curiosità su Chukwueze, può essere lui il volto dell'attacco del Milan di questa stagione, insieme a Rafa Leao, le due frecce a disposizione di Stefano Pioli, due giocatori anche per certi versi simili, perché puntano tutto sulla velocità, sul dribbling, sull'assist. E quindi vorremmo anche vedere anche le prime partite di Musa, che ieri è stato presentato. Ha detto che Pioli lo sta utilizzando come mezzala, quindi vorremmo capire qualcosa in più anche su Musa. Reinders ha già fatto vedere buone cose, così come Loftus-Cheek, Pulisic anche, sono un po' i nuovi acquisti, però in generale c'è tanta voglia di Milan, c'è tanta voglia di vedere dal vivo la nuova squadra di Stefano Pioli, che deve condurre in porto, insomma, una stagione sicuramente non semplice, perché ci sono tante aspettative su questo Milan, soprattutto dopo questo mercato dove sono stati fatti 8 acquisti, e chissà, qualcosa potrebbe ancora arrivare dal calciomercato estivo del Milan. Partiamo dall'ufficialità, perché poi quando si conclude una trattativa e c'è l'ufficialità, è proprio il sigillo sulla trattativa. Noi ieri e l'altro ieri abbiamo parlato dell'operazione Messias, ve l'abbiamo raccontato proprio passo dopo passo. Inizialmente si ragionava su due formule: titolo definitivo oppure prestito con obbligo di riscatto. Alla fine i due club hanno deciso di optare soprattutto per l'obbligo di riscatto, anche perché il Genova in questo modo riesce a mettere a bilancio su due anni il costo di Messias, e quindi ha preferito questo tipo di formula. Ieri sera però è arrivata l'ufficialità. Ufficialità, ve la leggo, dice: il Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, con obbligo di acquisizione definitiva al verificarsi di condizioni pattuite, le prestazioni sportive di Walter Junior Messias al Genova. Contestualmente il club ha prolungato il contratto con Messias fino al 30 giugno del 2025. Qualcuno può dire: ma come mai Messias ha allungato il contratto prima di andare al Genoa? Semplicemente perché il contratto di Messias scadeva nel 2024, tra un anno, e quindi non era possibile effettuare il titolo temporaneo, il prestito con obbligo. Quindi in questo caso il Milan prolunga Messias e può fare il prestito con obbligo di riscatto. Tra l'altro il riscatto diventa obbligatorio al verificarsi di condizioni pattuite, molto probabilmente legate anche alla salvezza del Genoa l'anno prossimo in Serie A. Genoa, che comunque sta facendo una buona squadra, c'è anche Retegui oltre Messias, e sta puntando anche Lorenzo Colombo del Milan. Attenzione alla pista Genova per quanto riguarda Colombo. Quindi tutto confermato per Messias, è il secondo ad uscire dopo Rebic. A inizio anno si diceva: il Milan prova a vendere tutti gli esuberi, ha cominciato da Rebic, ha proseguito con Messias, molto probabilmente il prossimo sarà De Ketelaere, e l'altro potrebbe essere anche Ballo Touré. Sono i due giocatori
che sono più vicine alla cessione. A proposito di un altro giocatore in esubero come Mattia Caldara, aumentano le voci su una possibile permanenza di Caldara come quinto di difesa, perché italiano, il Milan ne ha pochi di italiani in rosa, soprattutto se dovesse partire anche Colombo. E praticamente il Milan ha solamente Calabria, Pobega, Mirante, Sportiello, Caldara e Colombo. Se parte anche Colombo, insomma, ne sono davvero molto pochi. Anche per questo, se il Milan riuscisse a vendere Ballo-Touré, poi al suo posto arriverebbe probabilmente Calafiori, che è un giocatore italiano, e quindi va un attimo ad allungare la lista degli italiani. Dicevo, per quanto riguarda Caldara, aumentano le indiscrezioni sulla possibile permanenza al Milan. È lui che comunque è all'ultimo anno di contratto, difficilmente un giocatore con questo ingaggio riesce a trovare una soluzione. C'è l'Hellas Verona che si è interessato, l'Hellas Verona che ha parlato con l'agente di Caldara, che è Giuseppe Riso, però al momento manca il guizzo, manca lo scatto del Verona su Caldara. Vedremo. Se non è soluzione Verona, è possibile ed è probabile che resti anche al Milan. Veniamo al tasto dolente. Sapete benissimo che in questo momento a Milano c'è una situazione relativa allo stadio tremenda, perché San Siro rischia di diventare il classico stadio morto, solamente utilizzato per i concerti, che di solito vengono fatti in primavera e in estate e non in inverno. Uno stadio che deve essere sostenuto dal comune al prezzo di 10-15 milioni l'anno senza le due società. Si sta palesando questo tipo di scenario, uno scenario che fa letteralmente paura, terrore alla giunta comunale, al sindaco Giuseppe Sala e a tutto il comune. Perché? Perché Milan e Inter, stufe di aspettare, di buttare anni, mesi e anche soldi, hanno deciso di fare lo stadio di proprietà, ognuno per conto suo. Il Milan a San Donato Milanese, l'Inter non lo sappiamo, probabilmente a Rozzano, ma ha parlato ieri Giuseppe Sala e con grande amarezza ha detto, a proposito del vincolo posto su San Siro, sul secondo anello di San Siro, questo vincolo storico che vieterebbe l'abbattimento di San Siro e quindi vieterebbe anche la possibilità di creare uno stadio lì al posto dell'attuale San Siro, e Sala dice: se confermata questa cosa del vincolo storico su San Siro, la decisione della soprintendenza avrebbe conseguenze gravi non solo per il futuro dello stadio e per la sua sostenibilità economica, ma anche perché ridurrebbe di molto la possibilità che le squadre restino a Milano con un nuovo impianto. Un sindaco Sala letteralmente impaurito, spaventato dal fatto che il vincolo storico potrebbe portare Milan e Inter lontano dall'attuale San Siro, e soprattutto ci sarebbero delle conseguenze gravi dal punto di vista della sostenibilità economica. Perché? Perché ora sappiamo che San Siro è uno stadio in affitto per Milan e Inter, che ogni anno sborsano una quindicina di milioni, e lo stadio va avanti grazie al contributo economico di Milan e Inter, delle due società. Se le due società vanno via, tutto verrà accollato al comune, e questo spaventa notevolmente il sindaco, soprattutto perché poi potrebbe essere anche ricordato come il sindaco e la giunta comunale che hanno perso i due club più importanti della Lombardia, Milan e Inter, oserei dire anche tra i due più importanti d'Italia, e che vanno via dallo stadio San Siro, vanno via da Milano per andare a costruire lo stadio nelle zone vicino Milano, ma non proprio nel cuore della città milanese. Quindi in effetti è un duro colpo, però insomma lui dice avrebbe conseguenze gravi, bisognava probabilmente pensarci un po' prima di arrivare a questo punto, e soprattutto bisognava pensarci prima di portare i due club a perdere addirittura 4 anni di tempo per la costruzione del nuovo stadio, e di fatto al momento non c'è niente. Per settembre invece dovrebbero arrivare i primi
dovrebbero arrivare i primi disegni, i primi schizzi anche dei grafici anche del nuovo stadio a San Donato Milanese, quindi staremo a vedere, siamo anche noi in attesa di quello che potrebbe essere poi la forma, la capienza, lo stile del nuovo stadio del Milan che potrebbe essere costruito a San Donato Milanese. Noi ci vediamo più tardi, vi saluto, un caro abbraccio, ciao ragazzi.